La scorsa volta ci siamo lasciati con degli obiettivi abbastanza chiari. Abbiamo purtroppo incontrato uno specchio d'acqua molto grande, si suppone che sia un mare. L'unica opzione che abbiamo al momento è quella di costruire delle chiatte che permettano di portare i nostri veicoli attuali e attraversare, compiere effettivamente la traversata verso il primo dei tre GPS che abbiamo impostato come rotta. Il progetto della chiatta è già disponibile, lo avevo io in archivio, mandato dall'SJC. Quindi questa sera ci divideremo in due squadre, tre se ne necessitiamo anche quella di logistica. Una squadra si occuperà della costruzione della base, che sarà una base estremamente semplice, ragazzi. Parliamo di una banchina dalla quale costruiremo la chiatta e una linea di produzione necessaria soltanto per costruire la chiatta e la banchina, quindi nulla di troppo complesso. La seconda squadra invece sarà quella per la raccolta. Ora non sappiamo ancora se impostare un braccio di raccolta dalla banchina, quindi con un pistone e una serie di trivelle, oppure di utilizzare di nuovo le trivelle manuali. Abbiamo dei materiali, sia grezzi come lingotti che componenti che abbiamo preso dalla base che abbiamo lasciato. Quindi penso che possiamo utilizzarli per iniziare almeno i lavori. La suddivisione delle squadre dovrebbe essere già stata fatta, in caso non fosse fatta la rimando a primo punto che dobbiamo affrontare. Penso sia tutto, Niel, se devi aggiungere qualcosa fai pure e ti lascio la parola. No, credo sia tutto, è stato molto esaustivo come spiegazione. Volevo solo ricordare due cose a tutti i presenti. La prima è che appunto abbiamo una sola matrice genetica a disposizione, quindi nel caso in cui qualcuno di noi dovesse ricevere, cioè dovesse morire incidenti o qualsiasi tipo di morte, può usare la matrice per rientrare, però sarà solo una, quindi state molto attenti. E la seconda cosa, abbiamo fatto riprogrammare tutte le vostre tute, infatti come potete vedere c'è stata installata la bussola nel visore, quindi ora possiamo riuscire a orientarci meglio. È stato scaricato il software che c'era sull'RTT2, è stato scaricato sulle tute. E questo è quanto. Benissimo, quindi è Io stavo importante. pensando, se non era il caso, magari di prenderci una macchinina e andare un po' lungo la costa, vedere se troviamo magari una No, parte più non penso, cioè considera che morbida. dove troviamo una parte più morbida abbiamo il problema della chiglia della chiatta. Quindi Ah, ok, allora come dobbiamo, l'hanno detto. in realtà sarebbe meglio trovare una zona il più possibile a strapiombo, ma non troppo perché comunque i veicoli devono effettivamente passare sulla banchina. Come la valuti quella dove siamo? Penso che vada bene, il fatto è che la banchina verrà abbastanza lunga. Però non è che abbiamo tanta scelta. Quindi Beh, alla fine sarà solo strutturale, suppongo. sì, esatto. La prima Bene, cosa che dai. dobbiamo fare sarà mettere su appunto la banchina e il proiettore per la chiatta. Poi tutti i sistemi di produzione. Inizio a prendere 200 lastre per mettere giù la banchina. Ah, la stanno già facendo. La banchina deve essere larga almeno 3 blocchi. Suppongo che se la facessimo da 5 sarebbe meglio. Inizia a nevicare, va bene. Chiatta posizionata, controllate che vada bene la posizione e poi possiamo iniziare probabilmente. Stavo pensando, ci starebbe magari smantellare ciò che hanno fatto della chiatta per ora, perché tanto non serve. Oh, la raffineria online. Raffineria online. Benissimo. Adesso penso che la priorità andrà a un altro assemblatore, un paio ancora. Almeno, visto che non abbiamo i pezzi per le batterie che servono per i moduli di velocità. Oddio, a sto punto si possono fare, hanno trovato tutti i materiali praticamente. Ah no, in realtà li possiamo fare perché richiedono solo componenti base. Computer, lastre. Sì, dai. Mettiamo assemblatori e moduli velocità. La turbina si è fermata completamente, la turbina eolica. Eh sì, praticamente si sta congelando. Con sta visibilità non si riesce a fare nulla, ma nemmeno costruire. A quei poverini che sono là sulla macchinina. Squadra di costruzione per la chiatta, se preferite,
Ogni volta che volete mettere gli elementi di galleggiamento, piazzate soltanto i progetti, poi spegnete il proiettore e saldateli, come meglio credete. Sì, l'idea è proprio procedere così, mettiamo giù i frame e poi stampiamo il resto. Liron, stavamo valutando un sistema per cominciare a riempire tutti i serbatoi di idrogeno. A riguardo, avevo dato ordine a Gatto, ma non so se è riuscito a farlo, di mettere un tank grande di idrogeno, così intanto lo stiamo stu cioè, l'idea era storarlo. Ma in realtà non serve più storarlo. Se colleghiamo i condotti con un punto di ingresso sulla chiatta, che può essere il primo serbatoio o qualsiasi altra cosa, poi loro sono tutti connessi. Va bene, allora metto all'opera un paio di marinai. Il problema è che è veramente tanti materiali da produrre al momento, quindi ci vuole un po' di tempo. Ma aspetta, per produrre cosa? Non capisco. Qualsiasi cosa, anche soltanto le steel plate, l'interior plate, c'è cioè tutto. Ah, va bene. Casomai mettiamo altri assemblatori ancora. Sì. Servono Perché materiali anche per no, quelli. esatto, è tutto esponenziale. Oltretutto, se aggiungiamo blocchi funzionali, dobbiamo aggiungere anche la produzione energetica. Attualmente abbiamo due motori a idrogeno che bastano, però se dobbiamo aggiungere altri assemblatori, altre raffinerie, no. No, raffinerie non credo. Credo che il problema sia gli assemblatori, che consumiamo lastre d'acciaio alla velocità della luce. Comunque, attualmente ci sono due marinai che stanno mettendo altri due moduli di velocità sull'assemblatore delle steel plate. Quindi dovremmo produrne circa 10 al secondo, che è quasi decente. Ok, d'accordo. Il Torno. discorso di riempire i serbatoi, te l'ho detto, colleghiamoli con i tubi, tanto i tubi arrivano fino all'inizio della chiatta. Sì, esatto, ce ne abbiamo prodotto qui. Comunque, Ok, poi tu te ne vieni fuori. se non avete altre cose, vado a dare No, disposizioni. è tutto, Perfetto, grazie. vado. Grazie a voi. Avete presente la striscia laterale di blocchi? Quelle Quale? bianche sopra il pianale. Sì, che problema c'è? Fa L'ho fatta in light armor block invece che. niente, fa niente. Ah. Se tagliamo i tempi, sti cazzi. I muri da interni sono solo estetici. Vai, Ok, a vai, vai, posto. facciamo in Torno giù. armatura, assolutamente. Vado. Una cosa, Sì. Liron. Nella parte posteriore è lì che sono i collettori per il ghiaccio. Va bene. Stiamo giusto attenti che sia fatta bene la parte dei trasportatori lì, perché sennò. Tanto sto piazzando io tutti i frame, Ok, non importa. perfetto. Torno su. Ok. Ah, stanno iniziando a fare la camera di controllo, come si chiama, la plancia. Qua tutti i generatori di ossigeno hanno dentro ghiaccio. Tutti? Sì. E Benissimo. stanno producendo idrogeno a Chi è centinaia di laggiù? metri. Chi è laggiù che ha. Hanno ribaltato un veicolo. Gold, io comincerei a caricare i mezzi. Non me la sento sinceramente ancora perché tutti i ragazzi stanno passando sul ponte. Carichiamo una fila, va bene? Carichiamo solo una fila, Vabbè, così se decidi di possono. aspettare, aspettiamo, non voglio Eh no, fare troppo perché. ai tempi. Allora, noi ce la facciamo a farli mettere adesso i mezzi. Però non vorrei che i ragazzi poi abbiano problemi a passare. Se ne mettiamo solo una fila di mezzi, va bene, ci sta. Dai, partiamo con l'RTT2. Attenzione a tutte le squadre, stiamo iniziando a caricare i mezzi. Caricheremo una sola fila per ora. Ok, penso che la chiatta sia completa. Signori, la chiatta è completa, dobbiamo soltanto individuare il serbatoio venta. Avete già fatto a posto. Già individuato, sì. Allora, dobbiamo controllare il riempimento dei serbatoi e vedere se i veicoli effettivamente hanno le piastre magnetiche. Se i veicoli hanno le piastre magnetiche, possiamo iniziare a caricarli. Dopodiché, possiamo pensare magari di iniziare a smantellare la base e caricare tutto all'interno della chiatta. Tutti coloro che non hanno un'occupazione vadano sul ponte della chiatta e facciano spazio ai veicoli. Comodoro, se può pensare lei all'aggancio con le magliette, per favore. Deca, ti sposti Deca dalla non sta strada, per vicino, favore. secondo me. Vicemirante, lui è lì per saldare le magliette. Ma allora scusa, sei un genio. Non ci avevo pensato, sei un genio. Eccomi. Ok, perfetto. Vedo che praticamente abbiamo finito. Ok, un secondo Dunque, solo. E allora. procedere a Procedere a smantellare i smantellare moduli degli assembler. i moduli degli assembler. Ok. Tutti coloro che non hanno. Cioè, dobbiamo cercare di tenere il meno persone possibile a terra. Quindi
Perché adesso dobbiamo staccare la chiatta, effettivamente. Quindi smantelliamo tutto quello che c'è da smantellare e gli altri li facciamo già stare sulla chiatta, ok? Sì, ma stiamo già facendo in realtà. Eh sì, ma Stavo vedo tante ancora persone fuori. connesso. Perché stavo smantellando tutto insieme. No, hanno tagliato le raffinerie. La raffineria! Oh Sì. Cristo! Sta rotolando Della roba tutto. in mare, sì. Chi È morto qualcuno! è È morto? morto Matthew! Liaron ha rapporto, per favore. Allora, parliamo con Liaron perché almeno poi sarà lui a coordinare. Ciao Lia, allora, adesso qua sto tubo, sì, vabbè, da smantellare. Ma qua la No, banchina. no, 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 questo no. Scusa, ok. La Dicevi. banchina la tagliamo praticamente da qua, dove siamo noi adesso. Tagliamo sti quattro blocchi, cioè sti tre blocchi e ci siamo, ok? Sì. Adesso però ricordiamoci soltanto di scaricare tutta sta roba qua dentro la chiatta e ci siamo. C'è da modificare anche lo scafo qua, se non erro, giusto? Poca roba in realtà. Poca roba. Lo faccio a Ok, mano, ma non non serve. mancano i... Cosa? non sono stati intaccati dei serbatoi, giusto? No, Ok, no, bene. no. Ok, mi servono un po' di steel plate. Va bene. È stata tolta sotto la passerella? Benissimo, Sì. allora Credo ci almeno siamo. l'ultima volta che ho visto non c'era, ma non Allora servono ci mucho. siamo. Fai una cosa, finisci te e tutti gli altri li facciamo andare a bordo. L'ho già mandato, almeno i marinai, sono rimasti solo gli ufficiali fuori. Ok, benissimo. Sì, ragazzi, sta Sì. funzionando. Siamo leggermente però sul fianco. No, no, a posto. Diciamo Stiamo che i tank non sono pieni ancora. galleggiando, ragazzi, stiamo galleggiando. Diciamo Anche che la nave è perfettamente un in linea. pochino appoppata, però funziona. Liaron, che cazzo ci fai fuori bordo? Che cazzo ci fai? Torna a Ah, bordo! Torni a bordo, cazzo! corro! Fa niente di quella banchina del Minchia, cazzo! ragazzi, ma quanto cazzo siete avidi? Sono 7 lastre d'acciaio, freggo io se le vuoi. No, era per l'inquinamento ambientale. Benissimo, gente, siete pronti per salpare? Sì? Sì, signor Affermativo. capitano. Affermativo. Sono appena accorto che c'è un errore nello scafo, ma fa niente, non lo guarderò. Comodo, raggiungo un sedile. No, sto già facendo da solo, grazie. Ah, ok, niente. Ci Stiamo muoviamo. navigando. Ci vuoi. Ok, benissimo. È questa sì che è una nave, signore. Letteralmente. Ma stiamo andando a marcia indietro? Sì. 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 Pensavo che il senso di marcia fosse quell'altro. Adesso schiantiamo la chiglia contro il fondale. Siamo a 12 metri al Siamo ad altezza. secondo e questo qua è il massimo, ragazzi, che posso fare, mi sa. 10. Perché poi Non sento riusciamo che... ad andare veloce? Sì, però devo tenere io la manetta. E sbattono alcuni veicoli per via delle onde. Ah no, aspettate, aspettate, ce l'ho. Basta che prendo la turbina e la metto in esclusione. Turbina qual è però? Pensavo fosse girito Indietro, questa qua, avanti, perfetto. Turbina. io. Ma i veicoli sono tutti ancorati staticamente, non hanno vibrazioni. Aumenta Quindi puoi esclusione, riduci. spostarli. Ci siamo, ragazzi, stiamo andando più veloci? Quello pesante bastava metterci il piede, No, quello stiamo andando più elettrico. lento. No, stiamo No, andando no, più quello veloci. pesante, Ci guardate che è siamo. attaccato, A eh. posto, a Ma non lo posto. so. I veicoli sono ancorati magneticamente. Non lo Sì, so. stiamo accelerando, Non abbiamo costruito la scala laterale sul fianco sinistro. Vabbè. Cercate di non cadere in mare, per favore. tanto non Impegnatevi nel cadiamo, non cadere quindi in fa cosa mare. che faccio. Ma vi rendete conto di che cosa abbiamo fatto, ragazzi? Abbiamo costruito una nave su Space Engineers. Non quella nave, quelle navi di cui siamo abituati tutti generalmente. No, no, questa è una nave che galleggia. Ci abbiamo agganciato sopra dei veicoli. Non vola ma galleggia. Non vola ma galleggia. Con le giuste aprire del propulsore vuole aperto. Niela, quanti nodi stiamo andando? Ma non possiamo aumentare la velocità in nessun modo. Sì, questo qua è il massimo per ora. Mettiamo il thruster. Questo è il Teoricamente massimo. 12 metri al secondo dovrebbero essere 20 nodi circa. Mica che 30. schifo. Vabbè, una chiatta, ragazzi, è 23. normale. 30 nodi sono rispettabili in marina. Quello che devi Ok. fare. Io ho appena visto il difetto sullo scafo di cui parlava Gold e Ecco, mi hai sta facendo visto? malissimo. Anche Lo so, raga, lo so. a me. Anche a me. E anche se non lo guardo so che è lì. Scusate, qual è il difetto? Non lo guarda, No, no, tu non glielo salva. dite, non glielo dite. Non lo No, guardare, tu non lo salvati, cercare. salva la tua anima candida e pura. Siamo a Non lo 26 cercare. nodi più o meno. Candida e pura. Status serbatoi.
Ci sono scritti di sotto nell'officina. Vado a vedere. Scusate, ma chi sono gli ingegneri a bordo? Ci sono Merkel, Maurizio io. Gatto. Neil, ti lascio un attimo i comandi, sinceramente. Allora, il cargo è al 98%, infatti la nave pende indietro e l'idrogeno al Neil? 62,9. Ok, posso. Madonna, ragazzi, mi sta venendo il mal di mare. Ah, tanto ce l'abbiamo ancora un po'. No, ma questo è fantastico. Scusate, sembra tipo una scolaretta, ma è la prima volta che solco i mari. Viceammiraglio? Allora non mi sono miraglio. Le posso rovinare l'esperienza? Immagini che qua sotto ci sia un Reaper Leviathan. Oh Cristo. No, raga, cioè, Fabrizio, vieni qua. Alzati. Alzati, ma Ah, non no, sì, laggare, mi esatto. raccomando. Vai piano. No, no. Guarda che cosa strana. Guarda che Cosa figata, vedo? l'avresti mai detto. No, È fighe. terra alla nostra Oh destra. cazzo, pensavo iceberg. Uno alla volta, Iceberg. ragazzi, venite qua in prua e guardate È una l'effetto. montagna. Iceberg Wow, è bellissimo. È bellissimo. Ragazzi, no, no, Ok, fammi non alzare tutti. il Va jetpack. bene, Perché? ok. No, è partito da solo, è partito da solo. Sì, lo so, Io mi sono sono alzato. Ragazzi, guardate che se cadete vi Mi dobbiamo lasciare, non c'è cazzo che tenga. sono. Io vado qui sulla sinistra, nessuno mi spinga. Ecco, piuttosto state vicini ai parapetti, ok? Quelli siamo Ok, sicuri ma che dove vi tengono. state? Terra, è vero, la vedo. In Boh, siamo già quel momento c'è il arrivati. GPS da dove siamo partiti con la chiata? Non ci L'altro è serve quello il che GPS da praticavo. dove siamo partiti. A parte che Gold. abbiamo tutti i Dimmi, Neil. GPS di tutte le miniere C'è nella zona. Che terra a succede? sud-est. La nave che sta Terra a effettivamente sud-est. Ma scusate, chi è che sta pilotando? La nave sta Neil. andando avanti. Pilota. Terra a sud-est, ma non è il Giorno. nostro sito. È sud-est, No, non sempre il nostro sito. Piccolo Aspetta dettaglio. anch'io, aspetta anch'io. Stanno ricreando la scena del Titanic, vero? Non c'è nemmeno Sì, bisogno che esatto. chieda. Cioè, è quello. Lo sapevo. Madonna. E gli ho fatto anche la foto. Ah, Cristo. Questa deve Aspetta, essere la nuova vai, vai. immagine del Arrivo. bootcamp. Ah, Non mi Cristo. tira sulle braccia. Aspetta, perché c'avevo un attimo. No, 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 non fare questa cosa, ok. Ragazzi, No! sarà una lunga traversata, cioè vi posso Vabbè, dire io solo mi do a questo. room intanto. Ecco, per Io una volta puoi scusate. fare il vero pirata. Che è successo? Viceammiraglio, abbiamo un Sì. segnale ostile su radar. Cazzo. Campo strafico. 19 Mamma mia, km abbiamo rispetto quasi al sito tutto. 3 della RU. Merda. Ok, allora controlliamo tutti i segnali che Dovrebbe essere siano già al minimo. 5 km. Segnale diretto. Facciamo una cosa, andiamo in silenzio radio, ragazzi. Spegniamo anche il segnale diretto. Non vorrei che ci fossero delle boe di relè. Cos'è che vediamo da così, ragazzi? A sinistra, terra non se ne vede. Quindi Nord, nord-nord-ovest. tutto sgombero. Allora, quello che penso possiamo fare è perché da quello che vedo. A est e sud-est sembra esserci ancora una striscia di acqua. Vorrei stare sotto i 2 km, cioè sopra i 2 km, per una questione di sicurezza. Sì, Ma una striscia intendi un canale? Anche io vedo che il fondale da là si apre. penso che se potessimo sfruttare quel canale, forse possiamo pensare di approdare. Tra tutti questi segnali nemici. Non penso che il passaggio sia ampio abbastanza da evitare di finire sotto i 2 km. Ne saremo anche circondati, ammiraglio. E allora Sì. dobbiamo continuare. Io consiglio di nuovo Nord. nord-nord-est, Va bene. passare la watchtower e poi andare a chiudere a destra. Va bene. Quindi a girare. Puntare il sole. Sì, che in questo posto sorge a nord-est. Stranamente, sì. Esatto. Magari è Urano inverno. Noises. Magari inverno. Mi sembra di vedere una boa galleggiante la watchtower sulla destra Possiamo 2 puntare delle telecamere esterne? km. Sì, non per forza esterna, la puoi montare anche al centro del ponte. No, luci, non riesco a vederne. No, io vedo una No, boa galleggiante lì. però Non è ipoteticamente, bellissimo. se dovessimo sbarcare,
Questo versante qua sarebbe perfetto. Mi sembra uno dei meno scoscesi rispetto agli altri. Però non mi fido Watchtower. appunto, della distanza da quella watchtower. È possibile che sia anche una zona da non approcciare questa qua. Ho mandato le immagini della mia camera. Ah sì, le vedo, assolutamente. Quanto ci stiamo avvicinando alla costa? 120 metri di fondale, 119 in rapida discesa. Siamo a 2,02 km dalla watchtower a destra. Ok, correggiamo leggermente di qualche Siamo più grado a a babordo. altra watchtower dritta davanti a noi, 5 km. Non ho il comando della nave. Ah, alzatevi In tutti. piedi. Alzatevi tutti. Siamo più o meno in Bene. 95 dalla watchtower. 88 metri di fondale. Preparatevi allo sbarco. Iniziate ad aprire i parapetti frontali. Il reparto militare si prepari per lo sbarco di un veicolo da ricognizione. Lasciate lo spazio libero, non state vicini ai parapetti adesso. Chi se la sente di guidare? Siamo in tre, Decarabia. quindi. Ok, 67 Deca. metri di Vediamo quello fondale. dietro. Dobbiamo rallentare ancora, Comodoro. Ok, siamo fermi. Siamo L'ho agganciati? accesa, quindi. Ok, Sì. riprendete le Ora operazioni però di vorremmo sbarco. trovare modo di. Come facciamo qua? Distanza di sicurezza. Cosa tengo? 2 km? Sì, 2 km, massimo 1,70 km. Meno opportuno. Allora, ho la watchtower inquadrata. Sto facendo de delle foto. Non mi sembra di vedere degli armamenti. Non mi sembra. Vedo una turbina, un sistema di trasmissione e quelli che penso siano dei ripetitori. Poi il resto deve essere tutto strutturale. No, ho provato un attimo a scollinare, ma si vede la watchtower, il che ci mette a rischio. Questa Ma posizione qua siamo coperti, perlomeno. se da lì vediamo la Watchtower, ma non vediamo loro, che fine hanno fatto? Saranno andati in una zona Esatto. diversa, probabilmente. Abbiamo linea visiva sul sito, sul terzo sito? Il terzo sito è in direzione sud-sud-est, 2 km. Deve essere in alto. Bentornati. Vi riceviamo. Allora, abbiamo fatto un giro di ricognizione, ci siamo tenuti a debita distanza da quella watchtower a 2,50. Siamo andati a guardare il sito 3. Sì. Il problema è che c'è la watchtower che vedevamo dalla costa, che sembrava sott'acqua. In realtà è sulla costa ed è a 1,58 km dal sito 3. Quindi andrebbe fatta, come dire, andrebbe fatta fuori. Ok, e il sito 3 siete riusciti a vederlo? C'è qualcosa? Sì, non c'è niente. È pulito. L'unica pecca è che è proprio in mezzo a tutte queste watchtower. Ma pulito nel senso che non è difeso, non è armato? No, non c'è niente. È pulito. Ah, non c'è niente? Zero. È uno È uno spiano spiano elevato. unico. Ah, quindi Esatto. sono solo coordinate. Ho capito. Va bene, comunque, se c'è altro che vi viene in mente da fare rapporto, poi fatecelo pure. Adesso sistemate il vostro equipaggiamento e ci accampiamo qua per questa giornata. Va bene. Carichiamo sui mezzi. No, 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 non carichiamo no, mezzi. stiamo lasciando tutto sulla barca. Ci sono gli Ricevuto. armadietti, le casse. Va bene, mi raccomando, ragazzi, riposatevi. Buonanotte. 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 Alla prossima. Buonanotte.